Eccoci qua, è il momento di imparare dal rettile, si impara tanto. Questo è cacao, una cosa che tu pecora non puoi fare da solo, non sai da dove viene dal rettile e il rettile ci dice che fa benissimo. Sentiamo. Ma c'è un altro cibo, amico della mente, è gustoso e aiuta le capacità funzionali. È il cioccolato, Ah, stimolatore della serotonina, avete l'ormone sentito della bene? felicità. L'ormone della crescita. Il cioccolato è sicuramente un alimento nutraceutico, cioè oltre a nutrire, ha anche delle Sapane. funzioni benefiche per il nostro organismo. Capito? Il cioccolato è in grado di agire in modo positivo sul cervello, migliorandone la memoria, l'apprendimento e le funzioni cognitive. Adesso qui abbiamo Luigi che sta preparando il cioccolato fondente. Verserà queste fave di cacao all'interno di Cancao, questo mescolatore. mettiamolo un po' in pausa perché ci sono problemi. Riprendiamo la Qual è merda. l'elemento più prezioso del cioccolato? La parte lipidica del cacao è Certamente. costituita da burro di cacao, cosiddetto Sì. grasso buono, che è È quello che fa buonissimo. bene al nostro Fa organismo. molto bene, hai capito? Becca adesso. Questo si dovrebbe chiamare junk food, ma va bene, che ne sappiamo. Continuiamo ad imparare. Adesso impareremo che il pesce non va bene. Margarine, prodotte con oli vegetali di Però scarsa io sono qualità. incuriosita da una cosa, dottoressa, mi perdoni, perché voi nutrizionisti siete sempre lì a promuovere il pesce perché contiene l'omega 3 che fa bene al nostro cervello. In realtà, per quale motivo lei il pesce me l'ha messo fra gli alimenti? No? Perché parlavamo di contaminanti chimici negli alimenti e ahimè il pesce è uno degli alimenti che può essere soggetto a contaminazione chimica. In questo caso intendiamo c'è il pesce spada, il tonno ricco di metalli I e i metalli metalli che fanno male, che pesanti dobbiamo e non solo, tra cui immunizzare. anche il mercurio che non ho citato prima, che è eliminato a livello Che renale, e quindi raccomandiamo di variare gli alimenti e anche il tipo di pesce che mangiamo, magari pesci più Non piccoli e sempre lo bianchi stesso, ma come il variare giustamente come Sapane. dice. Vi ricordo che qualsiasi cosa è venduto dal rettile non è buono, quindi o la fai tu o te becchi in merda. Ecco, qui invece il rettile dice totalmente l'opposto, che la cioccolata fa male. Vediamo, vediamo. Ecco, dobbiamo evitare tutta questa zona qui di Ecco, alimenti. però quali ognuno. sono? Quasi. Perché? Perché gli alimenti che in qualche maniera infiammano, creano Ah, la acidità famosa e quindi acidità, sì. immaginiamo e che quindi in qualche maniera Quali abbassano la sarebbero? Vediamo concentrazione di un emoglobina nelle nostre cellule. Quindi attenzione alle po'. diete Ma iperproteiche, molte cos'è? proteine nella dieta. Ma cos'è? Sono quelle barrette lì vicino, in basso a testa, cosa sono? Pecora, sei un po' confusa, il rettile ti ha confuso, vero? Sia il melanoma che il non melanoma. Professoressa, lei da quanti Ah, anni è in eccoci qua. attività? Presumo da parecchi, Cosa da si 30 anni. rischia se si Ecco, prende il sole? durante il corso della sua professione, lei ha notato Esattamente. che i tumori alla pelle causati dal sole sono aumentati? Sì, ci sono tanti dati State in robusti su ufficio, questo, in sono casa, aumentati mettetevi le tanto, non cremine. solo perché c'è un aumento delle diagnosi precoci, ma Certamente. perché sono aumentati veramente di numero. Allora, vediamo in che parti del corpo dovrebbe essere applicata la crema tossica del rettile. Per esempio il dorso delle Anche mani, il il dorso dei dorso piedi, le dei orecchie, piedi anche. sono parti in cui Orecchie, spalmare anche nelle orecchie la crema. la crema non viene applicata nello stesso modo rispetto al viso, per esempio, Perché non lo fai? quindi forse è più quello il problema. E quali Esatto. sono le precauzioni da Perché prendere non nel ti quotidiano? spalmi Perché noi, totalmente a vabbè, andiamo al pecora? mare, ci esponiamo al sole, bene o male una crema ce la mettiamo, però poi Bene o magari la male. stessa giornata con lo stesso Tu metti te zumbi. sole e la stessa temperatura ci porta ad uscire a fare una bella passeggiata in città e non ci proteggiamo. Va bene E così? non va No, allora bene, dovremmo assolutamente. proteggerci sempre, È anche in sempre. città, al mare come in Esattamente. montagna, e quindi la protezione dovrebbe essere proprio un'abitudine Esatto. State quotidiana, imparando, sì. tranne proprio quando c'è la pioggia torrenziale. Ah, anche quando è nuvoloso. Quando andiamo al mare non ci dovremmo esporre nelle ore centrali, questo non Ecco, solo le per ore le più calde, scottature, ma il famoso colpo di calore che dicevamo prima, e dovremmo proteggerci quindi sempre, sì. Professoressa, ci sono delle Portati patologie della sempre la pelle che crema, ecco invece qui hanno la bisogno crema di del prendere parecchio rettile sole? piena di merda. Vabbè. Qui
cui il rettile fa finta di preoccuparsi della denatalità. Denatalità. Che cosa sta succedendo in Europa, ma soprattutto in Italia? Perché c'è questo, veramente questa decrescita demografica? È un problema molto importante che va... chiedilo ai tuoi capi. Affrontato subito, diciamo quasi un'emergenza sulla denatalità. I numeri ci dicono che nel 2022 sono nati 397.000 bambini. Ma sarà perché tutto questo promuovere questo LGBTismo e tutta questa robetta... aborto, tutta questa roba qua che promuovete? Eh? Pensiamo che nel 63 un milione di bambini, è un problema che va affrontato. Certamente questi numeri scoraggiano e preoccupano, però ti dico che io sono assolutamente positivo. Per... positivo il rettile, ragazzi, andrà tutto bene. Il futuro, perché sì. Comunque si stanno trovando delle soluzioni. Le soluzioni, adesso gli stati generali della denatalità stanno trovando a livello politico delle soluzioni e... Credeteci, Paolo, il rettile sta lavorando per trovare le soluzioni, poveracci. E noi medici ci stiamo impegnando, perciò siamo... A voglia se vi state impegnando voi medici, a voglia, date una mano sì voi, a voglia, sì. Ma sì. Ora parliamo di longevità, vediamo, c'è un posto nel Lazio dove si vive a lungo secondo il rettile, vediamo un po' di gente che vive tanto tanto a lungo, sentiamo. Pasquale ha 85 anni, qual è il segreto di lunga vita? 85 anni, sta morendo poraccio, che cazzo di longevità, guarda che roba, 85 anni, c'è mezzo morto. Mi piace andare in campagna, dopo pranzo mi metto all'orticello a piantare pomodori. Come qui si vendono la longevità con gente zucchine, così. Fagioli, ogni giorno bevo un bicchiere rosso. Sta mezzo morto, poraccio. Rosso, e dopo pranzo pure. Amalia, questa è la zuppa della longevità. Sì, questa è la cicerchia. Minchia come sei vivace. È una cosa che mangiamo tutti quanti, dicono certo. Che ci dà la longevità. Esattamente. Speriamo. Siete sposati da 60 anni. Esattamente, tutti super accinati ovviamente. Qual è il segreto per rimanere giovani? Mangiare bene, vivere serenamente e volersi tutti bene. Bellissimo, davvero bello questo. Siamo fortunati, c'è l'esperto dei V, ragazzi. Con il professor Antonio Volpi, docente di malattie infettive all'Università degli Studi di Roma, Tor Vergata. Benvenuto, parliamo, professore. Prendete appunto. Allora, professore, fuoco di Sant'Antonio, non tutti sanno che si chiama herpes zoster. È una malattia molto, molto dolorosa, però vogliamo saperne di più da lei. Ecco, dice l'esperto. Sì, praticamente è la riattivazione di un virus che noi normalmente contraiamo nell'infanzia, adesso molto meno per via della vaccinazione, anche nell'infanzia per la varicella. Contraiamo questo virus della varicella e questo va a finire nei gangli sensitivi, dove a distanza di tempo si riattiva, ridiscende i nervi che aveva risalito e dà luogo a una manifestazione. La parte cutanea è minore. Ma non è che questa manifestazione, queste eruzioni sono dovute al fatto che il rettice avvelena e il corpo cerca di tirare fuori questa merda? No, non hai capito niente. Parla, professore, scusami se l'ho interrotto, professore. Che guarisce anche relativamente rapidamente, però lascia una lesione eventualmente a livello di nervo, che può essere la causa di tante complicanze. Professore, io ho notato che la maggior parte delle persone che soffrono di questa patologia sono persone anziane, ma come mai? Quali sono le cause? Sarà perché sono da più tempo avvelenate? Noi abbiamo fondamentalmente due categorie persone. Una prima categoria sono appunto gli anziani, che pur avendo una immunità normale hanno dimenticato l'immunità per questo virus. Praticamente avendola dimenticata il perché virus magari avevano ritorna. Fatto la vaccinazione della varicella quando... Esattamente, quindi si devono aggiornare, ok? Avete imparato, ragazzi, sì.
E la prevenzione oggi si può fare soltanto con la vaccinazione. Ci sono i vaccini già da un po' di anni, però io so che ultimamente ce n'è uno nuovo. Come agisce? Uno bello cazzuto, appena inventato dal Rettile. I vaccini sono uno, quello che abbiamo da una, diciamo, quindicina, ventina d'anni, più o meno è un virus vivo attenuato, quindi è lo stesso virus che però non prolifera in modo molto acceso, e però lasciamo diretti, ragazzi, abbiamo imparato quanto basta, arrivederci.